Nino Formicola vince la finale dell'Isola dei Famosi 2018, il trionfo di Gaspare. La finale dell'Isola dei Famosi piena di sorprese, la proposta di nozze a Rosa Perrotta e Tapiro d'Oro in diretta per Alessia Marcuzzi. Lunedì 16 aprile è andata in onda la finale del cancelletto Isola dei Famosi. Una puntata piena di colpi di scena in cui non sono mancate le polemiche. Uno dei momenti più emozionanti è stato sicuramente quello in cui Pietro Tartaglione ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Rosa Perrotta. I due si sono conosciuti all'interno del programma Uomini e Donne e, a quanto pare, presto convoleranno a nozze. Anche Mara Venniet, emozionata e sorpresa, ha deciso di immortalare il momento e pubblicare un post su Instagram proprio con i futuri sposi. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nella finale e chi è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2018. Isola dei Famosi, Valerio Staffelli e il tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi. Durante la finale dell'Isola dei Famosi 13 c'è stato anche un altro colpo di scena davvero inaspettato. Si tratta dell'ingresso in studio di Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia. Una visita che nessuno si aspettava e fatta mentre in studio si festeggiava il ritorno in Italia di Francesca Cipriani. Staffelli è voluto tornare sul caso Cannagate. In particolare ha voluto ricordare ad Alessia Marcuzzi la presunta ammissione di Francesco Monte sull'uso di marijuana. A dare inizio a questa polemica è stata l'ex attrice a luci rosse Eva Enger che ha confessato di aver visto Monte fumare marijuana mentre era in villa, prima di approdare sull'isola vera e propria. Da quel momento Striscia la Notizia ha cominciato una vera e propria guerra mediatica nei confronti di Alessia Marcuzzi e Magnolia. Il pubblico non ha gradito l'ingresso in studio di Staffelli al punto da urlargli, fuori. Il vincitore dell'Isola 2018 è Nino Formicola, in arte Gaspare. Durante la finale dell'Isola dei Famosi 13 abbiamo visto anche il ritorno di Stefano De Martino, l'inviato di quest'anno all'Isola dei Famosi 2018. L'ex marito di Belen Rodriguez ha ammesso che questa esperienza l'ha aiutato a capire cos'è davvero importante nella sua vita. Ovviamente il suo pensiero è andato soprattutto al suo piccolo Santiago, da cui non vorrà più separarsi per tanto tempo. Non è mancato anche il balletto di De Martino e Alessia Marcuzzi, che ha rischiato di essere protagonista di un incidente OSE. Al terzo posto a Maurice Perez, che ha perso al televoto contro cancelletto Nino Formicola, in arte Gaspare. La vittoria se la sono giocata Nino Formicola, che ha incontrato ancora una volta la sua amata Alessandra, e Bianca Azzai che ha cantato la sua canzone Ora esisti solo tu. Alla fine a trionfare è stato il comico Nino Formicola che ha battuto al televoto la cantante Bianca Azzai. Cancelletto finale Isola dei Famosi.